Siamo con Francesco Piccolo all'anteprima di Fermo sui libri, la presentazione del suo ultimo libro, La bella confusione. Il titolo è mutuato praticamente da un suggerimento di Ennio Flaiano per 8 e mezzo. Perché lei l'ha scelto per il suo libro? Perché il mio libro credo che racconti due film, due registi, due set, quindi è una confusione molto grande, ma è molto bella perché sono due capolavori girati contemporaneamente. Uno dei focus del libro è appunto la rivalità fra Visconti e Fellini, due mondi differenti. Sì, sono due mondi opposti, sono due registi completamente diversi, percepiti in maniera diversa e che si sentivano molto diversi, anche molto rivali e anche molto litigiosi tra loro, però in qualche modo tutti e due insieme raccontano il cinema italiano nella sua massima potenza. Il messaggio di questo libro? Che non c'è nessuna nostalgia in questo libro, c'è l'idea che l'epica può essere sempre ricostruita per i propri contemporanei, quindi io ho raccontato quelli di allora, ma altri possono raccontare quelli di oggi.